andavamo in curva su curva dall'alto scendendo in da povero camion, in da povero camion. Ci arrivamo in pubblico scalinato, ci arrivamo in gruppo mare, ci arrivamo in gruppo mare. Io ho già avuto modo di spiegare tante volte quanta fatica io faccio a piegare la lingua italiana alle esigenze ritmiche e metriche della musica. La lingua italiana sappiamo tutti che è una lingua bellissima, scritta, anche magari parlata, ma per la musica estremamente difficile, per la mancanza di tronche, per la mancanza di accenti alla fine delle parole, per mancanza di elasticità delle sillabe. E quindi tante volte la mia vocazione di musicista mi porta anche a storpiare la lingua italiana o a mescolarla con altre lingue pur di ottenere almeno un risultato buono dal punto di vista musicale. Fatta questa premessa tecnica, che però volevo fare perché mi pare che la gente abbia il diritto di saperlo, io ho il diritto di farglielo sapere. Mi ha anche molto divertito ogni tanto affrontare altre lingue per la loro capacità filmica, cinematografica, teatrale, di raccontare al di là della precisione. Per esempio, con grande coraggio, per non dire incoscienza, ho affrontato la lingua napoletana. Perché dico lingua napoletana? Perché è una lingua la quale ha tutti i vantaggi del metrici e fonici del dialetto e nello stesso tempo è ormai assurta per opera di una lunga tradizione a una vera e propria ruolo di lingua. Ricchissima oltretutto di parole antiche che fanno sognare, che fanno andare lontano. Spassionatamente è una delle canzoni forse più riuscite o più volute in questi termini ed è una canzone dedicata ad una discesa verso il mare, come verso una divinità che attrae e che dà pace e nello stesso tempo euforia. Un discorso che riguarda un discendere dal caldo al fresco, un discorso che vuole essere mezzo monologo e mezzo dialogo, così tipicamente alla napoletana, come sanno fare loro quando discutono tra di loro in un angolo di qualsiasi argomento, con uno spirito che è sempre altissimo. Dedicato agli uomini soli che cercano così delle forme di miraggio, quella che io indico come una donna che fa la sua apparizione teatrale e forse sognata, non è detto che sia reale, è anche soltanto immaginata, ma poi tutto diventa sera e io la descrivo come questa luna che è come una scudisciata turcomanna in mezzo al cielo. E tutte le volte che io mi sono esibito a Napoli, sapendo quanto loro tengano alla pronuncia che io non avrei mai potuto raggiungere, alla pronuncia perfetta, che non è facile, perché mezza luna, se dici mezza vuol dire in mezzo alla luna, se bisogna dire mezza, che è una cosa molto difficile, non ce la facciamo. Però
tutte le volte io prima di cominciare una canzone napoletana, delle mie napoletane, chiedevo al pubblico: concedetemi le circostanze attenuanti, e vi sentivo rispondere dal fondo: concesso, avvocato, andate voi, accomodate. Si accende, risplende, si incendia, rimane in aria. La vampa sorride nel cielo buio e si stampa. Il popolo applaude, ringrazia quel poco che sa. I Cina di Buddha, ma i cani gli scappano già. Zima di Kanda Pai, Sima di Kanda, ma chi Kanda Pai? Sima di Kanda Pai. L'ho scritta, diciamo proprio graficamente, come se fosse una parola azteca. E forse volevo descrivere un luogo di quel tipo, un luogo di solitudine, un luogo di non buona comunicazione, un luogo quasi sepolto e sommerso dall'antichità. Ma le stesse sillabe della parola appartengono ad un'altra lingua ed è proprio il dialetto astigiano, Sima di Kanda Pai, che significa nel nostro dialetto astigiano siamo dei cani da pagliaio, che è proprio la definizione che si dà al massimo dei derelitti, ma che alla fine contiene nella vecchia saggezza popolare un pizzico di comprensione e un pizzico di amicizia. E quindi anche il Kanda Pai, ogni tanto qualche zuppa viene offerta. In un angolo sperduto vivo là, campo così cos'ha, quando si è il sosia di qualcuno si ha molta curiosità, ti sta perne qualcosa e dunque scendo in città, sorpresa, è il comandante sta chi, rapido sirvale un vermut, è il comandante sta chi, curra scietà morena, che addorme a me come una rossa rossa, rossa e negra va. Me ne vergogno un pizzico, perché insomma, per fare questo testo, dopo aver scritto una musica che mi piaceva proprio nello stampo delle vecchie musiche spagnole, mi sono inventato una mistura di italiano, napoletano e spagnolo, maccheronico. Mi interessava in qualche modo l'argomento, cioè il sosia, la vicenda di qualcuno che è costretto a interpretare il ruolo di un altro e può essere oggetto di scambi e di equivoci. Il napoletano si è infilato bene perché non so, un attore napoletano, lo stesso Totò, il principe De Curtis, avrebbe potuto benissimo fare la parte di un individuo che travestito da ufficiale della polizia spagnola va in una casa di tolleranza e viene carpito e trattato come un gran signore dalla migliore delle amanti di quel personaggio. E me ne vergogno perché è una tale mistura di linguaggi diversi che può sembrare quasi qualcosa di goliardico, ma tutto sommato mi è servito perlomeno per riuscire a pubblicare questa musica che mi faceva tanto gol a poter mettere sul disco.
on your feet. Close your eyes and go to sleep. Dap da da to dap dap bum to dap da da dap da da dap da dap. A ton a page over and listen to what I say. Yeah, pretend, pretend, pretend. Ci sono affezionato, sì, alla canzone Pretend, Pretend. Ci sono affezionato, come quasi sempre mi capita per le mie composizioni, per l'aspetto musicale, perché è una canzone che è venuta tanti anni fa sotto le mie dita con una certa eleganza che col passare del tempo non è mai scomparsa. Proprio per non rovinarla ho preferito farla eseguire in inglese, e scrivendo io, come in altre occasioni, il testo in inglese, pur non sapendo l'inglese, con l'aiuto di 7 dizionari sparsi sul tavolo, e cerco di dare subito un aiuto a quelli che come me ne masticano poco l'inglese. Pretend, pretend non vuol dire pretendi, pretendi, vuol dire mascherati, mascherati, ed è tutto un gioco di mascheramento che un uomo può fare nella sua vita per incontrare se stesso in altre formule. È quasi un gioco di specchi, quasi una fatica a riconoscere le proprie sembianze, nello stesso tempo cercarle e non lasciarle svanire. È una canzone, anche questa, un po' come lo sarebbe poi stata Nessuno mi ama come mi amo io, una canzone all'insegna del dandy. Lei è bella, lo so, è passato del tempo e io ce l'ho nel sangue ancora. E vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste sono situazioni di contrabbando. Meglio star qui seduto a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, e il vento suona la sua armonica, che voglia di piangere. Messico e nuvole, come altre mie canzoni antiche, appartengono a un periodo in cui io mai mi sarei sognato di interpretarle, e quindi è una canzone che è stata scritta per altri interpreti. L'argomento vagamente legato alla storia dei divorzi facili che si potevano ottenere in Messico, non ha però niente né di sociologico né di politico. La frase che mi interessava è quella, diciamo, di stampo poetico, la faccia triste dell'America. Mi interessava parlare proprio soprattutto del paesaggio del Messico confrontato con l'America così vicina.
ho avuto la fortuna di trovare Enzo Iannazzi, che rimane in assoluto per me, storicamente parlando, il più grande cantautore che l'Italia abbia mai espresso. E Iannazzi è il personaggio che conosciamo, con una dose di follia anche visibile, non indifferente, manifestata puntualmente nel momento in cui lui ha registrato, io ero presente, questa canzone, l'ha cantata per tutto il tempo col microfono in mano coricato per terra, urlando come un disperato, sgambettando come solo lui sa fare, perché Enzo è una persona tanto matta ma quanto tanto sensibile, che ha bisogno di farsi coraggio, ha bisogno di sentire intorno a sé degli amici, ha bisogno di sentire della complicità. Io spero con quella canzone di avergli fornito motivo per tante sue escursioni in teatro, e comunque rimane la sua esecuzione, la sua interpretazione, uno dei motivi per me come autore di alta catalogazione. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I'd remove you, chips, chips. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo, chi-boom, chi-boom-boom. Da-ti-do-di-doo. Io vorrei che le canzoni non si consumassero mai. Anche perché le canzoni sono, almeno per un compositore, il profumo di un mazzo di fiori, e a forza di sentirle tante volte questo profumo rischia di andarsene. E la cosa mi capita tante volte, tant'è che quando cambio repertorio in orchestra sto bene attento a tenere fuori certe canzoni per poi pregustare il piacere di risentirne il profumo dopo un po' di assenza. Questo, vabbè, è un discorso tutto mio in quanto autore. È chiaro che però alcune canzoni hanno avuto più fortuna e hanno avuto più consumo presso il pubblico. Una di queste, direi in testa tutte, a parte Azzurro, la quale deve poi molto alla notorietà dell'interprete principale, che è stato Celentano, ma la mia canzone forse più consumata è Via con me. La cosa mi fa molto piacere perché è una canzone tra le mie preferite, una canzone che mi ha dato molto da lavorare, soprattutto di forbici, perché è una canzone strettissima, cortissima, le cui cadenze musicali non permettevano di poter fare della letteratura, tra virgolette. Io forse sono riuscito a fare un po' di letteratura lavorando proprio di sintesi al massimo grado, per spremere tutto il succo dell'atmosfera che il testo doveva esprimere nel minimo spazio possibile. Canzone tanto amata, tanto lavorata e per fortuna tanto consumata.
consumato al punto che non soltanto molte ditte, le più diverse, l'hanno usata come indicatif per le loro pubblicità, ma tantissimi registi di cinema, e questo mi è quasi inspiegabile, registi diversi, di film diversi, americani o francesi o tedeschi, e italiani addirittura, l'hanno usata tranquillamente. Non lo so quale sia il perché, addirittura in un film americano ho avuto la sensazione che venisse, dato che se questo film americano si svolgeva a Parigi, che quasi con quella canzone volessero gli americani dare un'idea di Parigi. In questo caso mi sono sentito francese a tutti gli effetti. Che notte buia che c'è, povero me, povero me, che acqua gelida qua, nessuno più mi salverà. Son caduto dalla nave, son caduto, mentre a bordo c'era il ballo, onda su onda, il mare mi porterà alla deriva. Sinceramente mi è molto difficile spiegare le canzoni, non perché non si possano spiegare, qualcuno forse non si può spiegare, ma avendo io fiducia nel pubblico, penso che il pubblico sia capace, con la sua sensibilità, capacissimo di capire quello che io ho voluto dire. E se non lo capisce, perché forse io non sono stato capace di dirlo bene, e quindi però mi spiace fare un torto a me stesso, dando delle spiegazioni quando avrei dovuto rendere visibile l'invisibile. Onda su onda, comunque, interpretazione autentica dell'autore. È anche questa è una canzone un po' come Aguaplano, una canzone quasi da enigma, quasi da indagine. Un uomo è caduto da una nave, da crociera, è stato spinto da qualcuno, è scivolato, si è buttato lui. Punto interrogativo. Fatto sta che quest'uomo si allontana sempre più alla deriva e approda in un luogo meraviglioso, probabilmente il paradiso, probabilmente morto, o probabilmente è un paradiso che esiste, chi lo sa. C'è un antefatto che io ho costruito nel mettere insieme la canzone, proprio un po' con una tecnica da flashback, e cioè la donna di quest'uomo gli sta facendo un tradimento con il comandante della nave, e tutto questo potrebbe essere un movente. Ma forse il movente è un altro, è più nascosto, è più segreto, è una solitudine che non si può comprendere se non dopo un vero e proprio naufragio solitario, approdare ad una riva segreta. Un gelato al limone, gelato al limone, gelato al limone. Sprofondati in fondo a una città. Un gelato al limone, è vero limone, ti piace? Mentre un'altra estate
se ne va. Libertà e perline colorate. Un gelato al limone è stata una canzone che mi ha regalato molto affetto da parte del pubblico. Ed è una canzone, io credo, abbastanza riuscita, abbastanza ricca, ecco, sia per la struttura musicale che per il testo, che stranamente nel caso mio è piuttosto lungo. È un testo dedicato a mia moglie ed è il discorso di un uomo che a questa donna che sta per entrare nella sua vita cerca di regalare quello che ha, quello che gli piace, quello che anche immagina che a questa donna possa piacere. Sono dei doni poi semplici, però carichi di forza, ecco, e di convinzione. Questa canzone ha avuto anche una illustre interpretazione da parte di due grandi interpreti italiani in coppia, che erano Lucio Dalla e Francesco De Gregori, nel disco Banana Republic. Mi ricorderò sempre, in un'estate di quell'anno a Roma, in una Roma deserta, io e mia moglie stavamo andando in un ristorante, al fondo di una strada mi vedo comparire Francesco De Gregori, questa figura alta che si profondeva in scuse di lontano, si vedeva da lontano che mi chiedeva scusa. Pian piano che si avvicinava, mi perdonerai, ma per Dio ti perdono, anzi mi hai fatto un grande regalo interpretare. Lui voleva farsi perdonare lo stile con il quale era stata interpretata questa canzone, che lui stesso giudicava più profonda di quanto dicesse il tipo di esecuzione da loro fatta, ma era un tipo di esecuzione, come tutto questo disco molto riuscito, Banana Republic, molto di pronta sensazione, un disco dove le musiche quasi venivano semplificate per ottenere su uno schema ritmicamente rock e anche un po' hard, una presa ritmica molto efficace. E niente, anche questo è uno dei bei ricordi che fanno parte del catalogo dei miei amati clienti. Io li chiamo così ancora perché, ricordandomi la mia passata attività di avvocato, gli esecutori delle mie canzoni li voglio chiamare affettuosamente clienti. Lampi fuori nel buio temporale, e lampi qui nel teatro comunale, lampi sulle signore ingioiellate, e lampi su legni e trombe lucidate. E io che sono qui per rivederti, io che sono qui per ritrovarti. È un po' di spettacolo dentro lo spettacolo di questo uomo che va nel loggione da lontano, cerca di intravedere questa bella donna di cui è invaghito, che in compagnia del marito è in platea o in un palco.
anche qui visto sempre con gli occhi di uno spettatore che in questo caso proprio si gode due spettacoli, cioè lo spettacolo che deve andare in scena in quel teatro è l'altro spettacolo invece di questo gioco di sguardi tra due persone innamorate o forse una soltanto, perché io poi dopo non ho mai la certezza di quello che scrivo e non voglio neanche mai averla, lasciare al pubblico tutta la libertà di immaginarsi la storia come meglio preferisce. Qui siamo sempre nelle ipotesi come in altre canzoni abbiamo incontrato. Questo individuo che è andato probabilmente in quel teatro unicamente per incontrare lo sguardo di quella donna e non è assolutamente un frequentatore di teatri ed è costretto a subirsi lo spettacolo vero. Lo spettacolo vero tuttavia probabilmente gli piacerà perché si tratta di musica e quindi la musica è capace di cullare, di consolare, di attenuare passioni o esaltarne altre. Musica di stampo un po' verdiano, io sono sempre stato un fanatico di Verdi e se posso dire molto tra virgolette, sempre levandomi il cappello, un antipucciniano per parlare di grandi compositori di musica lirica italiana. E oltretutto direi che anche per uno che per la prima volta vada a vedersi uno spettacolo lirico con altri scopi, una musica di stampo verdiano probabilmente insomma lo rinvigorisce, non lo lascia completamente scontento. Io sono perso un film perché nel cinema tre file avanti, sì, rizzo. Allora, Un Fakir al cinema, canzone dal testo cortissimo, dedicata a un tipo che è costretto a contorcersi sul poltrone di una sala cinematografica perché anche qui c'è una donna che lo turba, una donna reale seduta a qualche fila davanti a lui. Intanto mi è abbastanza piaciuto, ogni tanto io mi devo compiacere con me stesso perché è consolatorio per un autore farlo, del titolo, perché è un titolo un po' alla Flaiano, mi fa venire in mente un marziano a Roma, soprattutto la parola fakiro e cinema messi insieme mi sembra che funzionino, facciano già un po' di show automaticamente. Chissà che film si è perso, questo non lo saprei dire pensando a quella canzone, però chissà quanti film brutti mi sono perso per fortuna mia. In verità io poi sono legato alla cinematografia proprio classica, quella possibilmente in bianco e nero, quella della grande scuola americana, della grande scuola francese e un po' anche della grande scuola italiana. Potrei dire che sono stato un buon scopritore tanti anni fa, ero proprio un ragazzo, mi ricordo che nella mia città di Asti, città piccola con quattro cinematografi all'epoca, una notte d'inverno, proprio non sapendo cosa fare, completamente da solo, me ne vado fino alla stazione dove c'era un cinemino e
mi sono visto proiettare un film di cui non sapevo assolutamente niente, ed ero l'unico spettatore in sala. Sono uscito da questa proiezione convinto, benché quel film non avesse praticamente trama, ma aveva delle magie di natura fotografica, di tagli di immagine formidabili, convinto di aver visto una cosa meravigliosa e di cui non sapevo assolutamente niente. E per tanti anni ho continuato a ricordarmi questo film. Si chiamava Il bacio dell'assassino, un titolo che proprio non invoglierebbe un esperto di cinema ad avvicinarsi a questa pellicola. E almeno 35 anni dopo vedo, leggendo il Radio Corriere e qualcosa del genere, che in televisione davano questo film Il bacio dell'assassino, e ho avuto un soprassalto, vado a vedermi il regista, era Stanley Kubrick. So che poi lui, alla fine della sua vita, tutti quei film, compreso quello, li ha rinnegati, ma sappiamo chi era Stanley Kubrick e qual era il suo carattere. Per me rimane un film di una classe infinita. Mangiano più gelati e panna da 70 in su che in tutta la loro vita di ragazze, adesso o mai più, senza chimere o tabù. La vita vale un per un. Ieri cavalcavano nel vento anche meglio di noi, nel fango, nel coraggio e nelle smorfie, come gli eroi. Levali qui all'ora del peccato, direi, più o meno dopo le sei. Dopo le sei è una canzone che ho composto in Francia, probabilmente ero in Normandia, durante una tournée. E ho ripensato alla visione che in certe pasticcerie, in certe gelaterie, davano certe signore di una certa età, dopo superati i 70 anni, e che però mantengono, se uno le sa guardare con una certa dolcezza, mantengono ancora intatte tutte le forze della loro giovinezza, sono ancora nascoste negli sguardi, sono capaci di tradire ancora dei sentimenti forti, sono anche sensuali nella loro vecchiaia. È una canzone così, di anche qui vista sempre dall'occhio di uno spettatore che se ne sta in disparte, che non indaga più di tanto, si ferma forse alle immagini esterne che possono dare queste signore. Immaginate anche così, per quello che da giovani dovevano essere state, per quello che il loro volto, i loro atteggiamenti ancora riescono a far ricordare. Io li sentivo parlare dietro la porta del pomeriggio. Chiusa chiave naturalmente dalla mia parte. Si capiva molto poco, quasi niente, ma qualche cosa si intuiva. Si indovinava una specie di salto nei loro pensieri. Hesitation.
Hesitation è esattamente uno spettacolo non visto ma intuito. Canzone che è sempre rimasta un po' segreta nel mio repertorio, non di quelle più conosciute, che io però ho salvato dal dimenticatoio mettendola sovente in repertorio negli spettacoli. E ecco, una soddisfazione me l'ha data Fanny Ardant, che conosco molto bene, e che un bel giorno mi ha detto: vorrei provare a cantare, cosa che poi non è avvenuta per paura a sua, e sceglierei assolutamente Hesitation. E questo mi ha fatto piacere, perché intanto mi ha fatto riflettere sul fatto che certe canzoni mie vengono scelte per il repertorio degli spettacoli o per le compilation dei dischi secondo criteri che tante volte non corrispondono poi alle scelte che ciascuno del pubblico saprebbe fare e vorrebbe fare. Prova ne è che alla fine degli spettacoli mi capita che qualcuno mi stringe la mano e dice: però non mi ha fatto quella canzone là. Io rispondo sempre: ne ho scritte 300, non posso farle tutte, però quello avrebbe scelto quella canzone, quell'altro ne avrebbe scelto un'altra. Tante volte quando si fanno queste scelte si usano criteri anche di natura pratica, perché hai un determinato gruppo di orchestra che ti funziona bene per certe canzoni e non per altre, oppure devi assolutamente rispettare quei sempreverdi che il pubblico sotto tutte le latitudini vuole risentire per una forma di nostalgia con se stesso, perché l'ha sentita 5 anni prima, perché qualcuno si è conosciuto, innamorato andando a quello spettacolo, allora quindi c'è tutto un gioco di nostalgia. Comunque, virgola, Hesitation è uno spettacolo non visto ma intuito da una camera d'albergo al di là della porta che dà, chiusa, che dà in un'altra camera d'albergo. Ci sono dei segnali quasi elettrici, magnetici, che fanno intuire che di là c'è uno stato di esitazione tra un uomo e una donna. Chi ascolta, ma senza malizia, dietro la porta, fa delle supposizioni, immagina perfino l'arredamento, immagina perfino la presenza viva, quasi teatrale, di un mazzo di rose che non sono state capite. Tanti piccoli segnali che, al di là di una porta chiusa, e soprattutto, io insisto, di pomeriggio, dico, perché il pomeriggio è il momento del massimo pathos della giornata, è il momento dei demoni meridiani, ne aveva già parlato molto meglio di noi Leopardi con le favole antiche o meridiane. E quindi è una canzone di supposizione, di intuizione e perfino anche probabilmente di solitudine. Big Bill, rami scostati a nord, forse diretto lì, forse. Big Bill, 100 pensieri al nord, in fila indiana. Tumulto e grigiastre città,
senti gli unghioni del mare sull'eternità. Diretto a sud.